ex, vi ho fatto tantissimi video di questo genere e so che vi sono piaciuti tanto, quindi mi raccomando, se è così, lasciatemi un bel pollice in su. Vi lascio qui, cliccando sulla i, tutti gli altri video dei miei ex, mi raccomando andateli a vedere. Ci parliamo ovviamente di beauty come sempre e iniziamo dal primo trucchetto, che è quello per capelli. Come fare un'acconciatura veloce e bellissima da vedere in pochissimi minuti? Allora, basterà praticamente fare una riga e mezzo e portare appunto i capelli davanti. A un certo punto dovete creare dei piccoli codini, legateli con quegli elastici per le trecce. Iniziate a fare il primo codino, poi andate con il secondo fino a quando appunto non finiranno i capelli. Questi codini a un certo punto dovete tirarli indietro. Tirandoli indietro avrete questa bellissima acconciatura, che secondo me è fantastica. Quando non avete tempo ma volete comunque dei capelli un pochettino più particolari, potete optare per questa pettinatura, che è veramente facilissima. Secondo trucchetto: se avete un balsamo labbra che non utilizzate più, potete utilizzarlo per fissare le sopracciglia. Sì, le sopracciglia. Quindi colorate le vostre sopracciglia con la vostra matita. Poi andate a metterci un po' di balsamo labbra e vedrete che si fisseranno come se fosse appunto una cera per sopracciglia. Se avete dei brufoletti che volete seccare subito, una cosa che vi consiglio è quella di applicare un po' di dentifricio sul brufoletto in questione e metterci un po' di carta. Andate a dormire, quindi dormiteci su tutta la notte e vedrete che la mattina dopo i brufoletti saranno seccati. Per combattere gli odori sotto le ascelle, potete utilizzare un po' di acqua e aceto di mele. Quindi imbeveteci un po' di cotone e passatelo sotto le ascelle dopo ovviamente averle lavate. Quindi dopo che vi siete lavate, passateci un po' di cotone imbevuto di questa soluzione e dopodiché applicate il vostro deodorante. Vedrete che non avrete problemi di sudorazione e di puzza. Sapete benissimo che per una buona igiene della pelle bisogna lavare i pennelli almeno una volta a settimana. Allora, non basta lavarli con un semplice sapone. Il trucchetto che vi consiglio è quello di lavarlo con un po' di olio di cocco. Quindi passate prima di tutto l'olio di cocco sui pennelli, in modo tale che l'olio di cocco vada a sciogliere completamente il trucco dalle setole. Infatti l'olio di cocco è utilizzato anche per struccarsi, se non lo sapevate, ma sicuramente lo sapete, voi lo sapete. Allora, dopodiché, una volta che il trucco si sarà completamente sciolto, andate a pulire i vostri pennelli con il vostro detergente normale e lasciateli asciugare. Una volta che i pennelli saranno asciutti, un altro trucchetto che vi dico è quello di passarci un pochettino di alcol per i dolci, quello che potete trovare al supermercato. Così sarete sicuri che i pennelli sono completamente puliti. Un rimedio naturale per svolgere un'azione di peeling sulla pelle è quello di utilizzare una buccia di banana. Vi ho fatto un video su come utilizzare la banana nella vostra beauty routine. Se non l'avete visto, mi raccomando, cliccate sempre sulla i, così vi riporterà al video. Allora, prendete una buccia di banana e iniziate a massaggiare la pelle pulita, ovviamente, per qualche minuto. La buccia di banana creerà proprio un peeling naturale. Infatti, se non lo sapete, la buccia di banana viene utilizzata anche per pulire i dischi quando i dischi hanno dei graffi. Se avete invece delle brutte occhiaie ma non sapete proprio come fare, c'è un rimedio semplicissimo che non vi toglierà nessun tempo, neanche soldi. Allora, basta farvi del tè caldo, cioè fatevi la vostra tazza di tè normale e le bustine del tè, invece di buttarle, fatele raffreddare un pochettino, magari mettetele anche nel frigo, perché se sono fredde è anche meglio. Una volta che si sono raffreddate, applicatele sotto gli occhi o direttamente proprio sugli occhi se vi volete rilassare, magari vi sdraiate, insomma prendetevi 5 minuti del vostro tempo, applicate le bustine del tè sul viso e state una decina di minuti, 20 minuti, quanto più preferite, alla fine non fa male, e vedrete che le borse si saranno sgonfiate. Ovviamente chi ha le borse sotto gli occhi, purtroppo la questione è circolatoria, quindi si dovrebbe cambiare anche cuscino. Però, insomma, per rimediare momentaneamente a questo problema, se dovete uscire e volete sgonfiare un attimino le occhiaie, potete optare per questo piccolo trucchetto. Non so se vi è mai capitato, a me capita spesso, che mi trucco e poi mi vesto. Sì, lo so, tutto il contrario.
Oppure delle volte mi sono truccata e poi alla fine mi voglio cambiare e non posso perché mi sono truccata e quindi quando vado a togliere le maglie sporco tutte le magliette. Una cosa che, un trucchetto che potete fare è quello di mettere praticamente una busta in testa, sì, non lo so, basta che non vi soffocate, mettetevi una busta in testa di quelle della spesa e così potete cambiarvi tutte le volte che volete senza sporcare le vostre magliette. Trucchetto make up. Allora, vi è mai capitato di avere un fondotinta che delle volte vi lucida oppure se avete la pelle troppo secca a seccare la pelle? Allora, un trucchetto che potete fare è quello di modificare il vostro fondotinta in base alla vostra pelle. Se avete una pelle secca, io vi consiglio di mettere un po' di fondotinta sulla mano e qualche goccia di olio, quello che magari utilizzate per la vostra skincare. Se non l'avete, utilizzate l'olio di rosa che secondo me è ottimo per la pelle secca. Quindi qualche goccia di olio sul vostro fondotinta abituale, applicatelo sul viso e vedrete che non avrete più problemi di secchezza della pelle. Mentre se invece al contrario avete una pelle grassa e il vostro fondotinta vi lucida troppo, potete mettere sempre un po' di fondotinta sulla mano e poi un po' di polvere di amido di mais. Mescolate e applicatelo sul viso e vedrete che l'amido di mais avrà un effetto completamente matte sulla pelle. Quanto riguarda invece il rossetto, se avete un rossetto che volete far durare di più, vi consiglio di applicare prima di mettere il rossetto il correttore, il vostro correttore abituale. Quindi vi mettete il correttore sulle labbra, lo lasciate asciugare un pochettino, dopodiché mettete il vostro rossetto e vedrete che durerà molto ma molto più a lungo. Allora ragazze, questi erano i miei 10 hacks, i miei 10 trucchetti di bellezza. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, così io magari provvederò a registrare nuovi video di questo genere. Se non siete iscritti al mio Instagram, vi lascio qui il nome. Tutti gli altri social li trovate giù nell'info box. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Sto caricando 3 video a settimana, quindi io vi aspetto martedì, giovedì e domenica. Vi mando un grosso bacio e alla prossima!